Buongiorno a tutti, io sono Silvia Valentini e lavoro nel team Energia con Chiara Pocaterra e Mattia Ceracchi. E oggi illustreremo appunto le novità e le modifiche principali nel Work Program Energia per il 2019. Ringrazio innanzitutto il professor Basosi, delegato Energia per Mission Innovation del SET Plan, che ci ha fornito gentilmente delle anticipazioni sui topic e bandi appunto del 2019. Allora, innanzitutto volevo ricordarvi appunto che nonostante oggi andremo ad illustrare quelle che sono le principali novità e modifiche, comunque consigliamo sempre di rileggere il Work Program 2019 che uscirà a fine luglio. E appunto perché potrebbero esserci anche delle ulteriori modifiche in altri topic di cui invece meno rilevanti, ma comunque che devono essere letti. Il secondo alert riguarda la Mission Innovation. Infatti quest'anno nel Work Program 2019 in numerosi bandi viene fatto riferimento a questa iniziativa europea che appunto l'iniziativa globale di più di 23 paesi insieme all'Unione Europea con l'obiettivo di accelerare l'innovazione globale per l'energia pulita e quindi ha l'obiettivo di raddoppiare gli investimenti. Viene fatto riferimento in diversi bandi e quindi devono essere prese in considerazione le sfide sociali che vengono menzionate. Allora, per quanto riguarda le modifiche più importanti, le ritroviamo nei topic che vedete nella slide. Per quanto riguarda il topic ES1 Flexibility and Retail Market Options for the Distribution Grid, troviamo due nuovi subtopic. Il primo riguarda la flessibilità e le opzioni di retail market per le griglie di distribuzione. Il secondo subtopic invece riguarda la cooperazione internazionale. In questo topic specifico viene richiesta una maggiore collaborazione con il Canada e viene appunto richiesto di creare un link, un collegamento tra progetti Horizon 2020 finanziati sul tema e progetti invece finanziati in Canada dalle agenzie di riferimento locali. E questo per quanto riguarda ES1. La seconda modifica importante la ritroviamo invece in ES6, Research on Advanced Tools and Technological Development, in cui troviamo invece un nuovo subtopic che riguarda la cooperazione internazionale con i paesi non europei o associati alla Mission Innovation, all'iniziativa Mission Innovation, come dicevo precedentemente. Alcuni dei paesi sono l'Australia, il Brasile, il Canada, il Cile, l'India, Indonesia, Giappone e così via. In particolare viene richiesto di fare riferimento alla sfida 7 e quindi quella relativa al riscaldamento e al raffreddamento a prezzi accessibili per gli edifici. La terza modifica importante la ritroviamo invece nella JA2, Support to the Realization of the Implementation Plan of the SET Plan, e che viene ripubblicato anche nel 2019, ma se in precedenza era aperto a più gruppi di lavoro come Offshore Wind, Ocean Energy e Deep Geothermal, per il 2019 invece solamente aperto al gruppo di lavoro Renewable Fuels e il settore della bioenergia. Troviamo modifiche anche nella GEIA 5, nel Joint Programming with Europe and African Partners, European and African Partners, che in realtà il topic rimane lo stesso, ma viene spostato al 2020, quindi ci sarà una scadenza futura nel 2020. L'ultima modifica rilevante la troviamo invece in EE4. E Upgrading Smartness of Existing Buildings Through Innovations for Legacy Equipment, in cui c'è uno specifico riferimento allo Smart Readiness Indicator che viene introdotto con il bando 2019.
Questo Smart Readiness Indicator serve a riflettere il livello dei servizi offerti dalle smart building e l'indicatore darà quindi un quadro degli edifici in modo tale da migliorare, da valutare quali sono le condizioni degli edifici e procedere quindi a un miglioramento dell'efficienza energetica e della performance in generale. Nel Work Program 2019 troviamo inoltre dei nuovi topic. Il primo topic che andremo ad analizzare è appunto EE18 e riguarda questo topic. Mira appunto a studiare le prestazioni di una selezione di progetti di costruzioni bioclimatiche locali, europee ed africane. Infatti questo topic è concentrato sul miglioramento della performance energetica nelle costruzioni in Africa, principalmente a seguito del processo di urbanizzazione. È una CSA, quindi una Coordination and Support Action, e l'obiettivo è proprio quello di, le proposte dovranno studiare appunto le prestazioni degli edifici esistenti, quindi progetti di costruzione, e procedere all'analisi in particolare dei materiali di costruzione locale e determinare come potrebbero essere utilizzati per aumentare il rendimento energetico e quindi la qualità degli edifici. Il secondo topic nuovo che ritroviamo nel Work Program 2019 invece è RES 29, Converting Sunlight to Storable Chemical Energy. In questo topic invece si occupa appunto di sostituire l'energia fossile con alternative sostenibili, in questo caso quindi con l'energia solare, andando quindi a convertire direttamente la luce del sole. In questo topic abbiamo un riferimento alla Mission Innovation e in particolare alla sfida Converting Sunlight Innovation Challenge. Viene richiesta la cooperazione internazionale, quindi, come dicevamo prima, Mission Innovation e cooperazione internazionale sono fondamentali nel Work Program del 2019. Questo topic specifico è una RIA, quindi una Research Innovation Action. Un altro topic è il RES 30, Demonstration of Plug and Play Solutions for Renewable Off-Grid Electricity. Questo topic mira a migliorare le soluzioni di microrete da un punto di vista dei costi, di costi della flessibilità e della versatilità delle fonti di energia rinnovabili che si possono utilizzare. Questo topic specifico è una innovation action. L'ultimo topic che viene inserito nel Work Program 2019 è invece ES9, che è un'azione ERANET Co-Fund e che mira appunto a migliorare, ad utilizzare la digitalizzazione nel settore energetico, considerandolo appunto come mezzo per dei cambiamenti fondamentali a livello di sistemi e nelle reti, appunto nelle reti energetiche. Le proposte dovrebbero coordinare quindi programmi nazionali di ricerca e innovazione e mettere in comune le risorse necessarie ad attuare inviti congiunti e presentare proposte. Per quanto riguarda i tempi di pubblicazione e le scadenze, per quanto riguarda i topic che abbiamo menzionato relativamente appunto alle modifiche più importanti, le scadenze rimangono le stesse, mentre per i nuovi topic abbiamo la RES 30 che scade, verrà pubblicata a settembre 2018 e verrà aperta nel settembre 2018 e scadrà nel dicembre 2018. La RES 29 e ES9 invece la deadline è prevista per il 27 agosto 2019, mentre per EE18 la deadline è prevista per il 3 settembre del 2019.
Riguardo invece ai prossimi eventi rilevanti a livello europeo, ricordiamo che il 5 ottobre ci sarà a Bruxelles un brokerage event sui sistemi energetici e le Smart Cities and Communities. Nella slide potrete trovare il link all'evento. Invece, ci tenevamo a sottolineare e a ricordarvi che la scorsa settimana si è tenuto qui a Roma un evento di networking, ApriConnect, che abbiamo appunto sviluppato per la tematica energia, in cui i nostri soci, rivolti ai nostri soci, si sono incontrati con altri enti, organizzazioni a livello europeo di grande rilevanza sul tema energetico, e appunto per creare occasioni di costruzioni di partenariati, quindi di scambio di idee e costruzione di nuovi partenariati. Con molta probabilità questo tipo di eventi verrà riproposto anche il prossimo anno, e con molta probabilità anche riguardo alle diverse tematiche di Horizon 2020. Se avete qualche domanda potete scriverla qui sotto, in modo tale che posso rispondervi. Vedo una. Sì, sarà. No, non per quanto. Quando parliamo di Mission Innovation non ci riferiamo alla mission di Horizon Europe, ma alla mission iniziativa Mission Innovation del 2015, che è stata portata avanti, appunto, come dicevo prima, dall'Unione Europea ed altri 23 paesi, con l'obiettivo appunto di accelerare l'innovazione globale. Nella slide, se non sbaglio, vi ho inserito il link, e potete poi vedere tutti i dettagli sulla pagina dedicata. Ah, ok.